abbiamo sognato almeno una volta di lavorare come cassieri, camerieri. In realtà no, però oggi lo faremo, va bene? Attraverso un gioco magnifico. Salve carissimi, io sono Nicradogna. Oggi siamo su Order Please. Va bene, iniziamo subito. Voi mettete un bel like, iniziamo con il giorno 1. Va bene, siamo camerieri, siamo cassieri, siamo tutto. Bene, allora, che dobbiamo fare? Il signorino ci chiama, ci dice: "Guagliò, vieni qua." Oh, bel ristorante, grazie amico. Che dobbiamo fare adesso? One stick, che significa una carne, diciamo. A posto, la stick l'abbiamo presa, ovvero la bistecca. La selezioniamo e la andiamo a prendere per il nostro cliente. Beh, diciamo che è facile come gioco. Per ora ci dice grazie, fantastico, va bene, andiamo avanti. Aspetta, se becchiamo il per 4 che facciamo? 1, 2, 3. Boom! A posto, vabbè, sembra 100 abbiamo preso perché noi non vogliamo vedere le pubblicità. Andiamo avanti. Bene, c'è Ash Ketchum che ci chiama. E Pikachu, dove l'hai lasciato? Senza capelli sta. Voglio una pizza. Va bene, una pizza. Madonna, non so scrivere. Beh, ho finito. Ma lui voleva pure l'hamburger. No, ho sbagliato, mi sa. Ho sbagliato. Ok, ok. Praticamente è un gioco in cui bisogna andare a tempo e devo andare veloce. Dovevamo essere più veloci, infatti ho scritto solo la pizza. Vabbè, io seleziono la pizza e l'hamburger perché me lo ricordo. Vediamo, vediamo. Sì, ho azzeccato. E mi dice pure che sento un buon profumo. Grazie. Ma grazie a te, piccolino mio. E meno male che io mi sono ricordato che volevo pure l'hamburger. Non avevo fatto in tempo a selezionarlo, capito? Beh, beh, andiamo avanti. È arrivato il terzo giorno, eh. Oh, e chi è questo? Mamma mia, sembra un Power Ranger. Vai, vieni qua, vieni. C'è un cielo. Ah, una scatola. Ah, devo firmare. Il coso si chiama Yummy. Quindi scriviamo Yummy. Ok. Con il punto esclamativo. Mamma mia, che firma. Sono peggio dei bambini della scuola elementare che falsificano le firme dei genitori, che scrivono malissimo. In realtà pure io scrivo malissimo e ho quasi 30 anni. Quarto giorno. Beh, che dobbiamo fare qua? Mamma mia, e chi sta qua? Tarzan che ci sta chiamando. Vai, vai, vieni, vieni. Che cos'è che dobbiamo fare? Allora, ci sta dicendo qualcosa, ma non ha detto niente. La nuvoletta non è uscita. E io mo che faccio? Una... hamburger. Faccio così. Mamma mia, ma non ha parlato quello. Ragazzi, ma lui non aveva parlato. Io proprio vado a sentimento e metto dog. Forse sbaglierò. Vediamo. No, si è arrabbiato. Non mi fare niente, ti prego, non mi menare. No, ho fallito. Ho fallito. E vabbè, oh, ci riproviamo, ma stavolta parlerà. Ti prego, parla. Ti prego, parla, dimmi qualcosa. Ma non parla, come faccio a capire? Ma come faccio? Ma come faccio? Prima che ho selezionato l'hot dog e ho sbagliato. E allora mo vuole una birra, vuole una pizza. Boh, vabbè, io provo con la birra. Una bear. Vai, vediamo. Vabbè, selezioniamo sta birra, vediamo. Vediamo. No, di nuovo. Oh, ma se non parli, come faccio io ad indovinare? Guaglio. Terzo tentativo e poi lo mandiamo a quel paese, eh. Riproviamo. Cioè, vedete, non parla. Ma non parli, come faccio ad indovinare? Come faccio? Oh, io lo mando a quel paese. Gli disegniamo, sai che cosa? Gli disegno una bella cacchina. Now one, big kiss. Perfetto, abbiamo selezionato la cacchina. Giustamente io posso anche vedere bene, così mi ricordo. Ok, quindi che selezioniamo qua? Io seleziono un hamburger, una birra, una soda. Gli seleziono tutto. Gli seleziono tutto, qua. Se non sei felice adesso... No, vattene, vattene proprio. Vattene proprio, io skippo. Io l'ho skippata con la pubblicità, andiamo avanti. Speriamo che il prossimo parla. Comunque, se ti va, seguimi qua, Giorno 5, vai. Oh, spero che questo sarà un po' più calmo, un po' più educato. Ok, mi piace cenare qui. E quindi? Hot stew. E che cos'è l'hot stew? Ok, hot, birra, e poi... un altro hot. Ok, abbiamo preso tutto. Abbiamo preso tutto. Ah, perfetto. Allora, che cos'è che voleva? Io mi sono segnato tutto qua. Volevo lo stew, la birra e poi l'hot dog. Perfetto. Secondo me adesso siamo precisi. Vediamo, è contento? Vamos. Ci batte pure le mani con la faccia così. Bello, bello, bello. Sta bello contento. Vai, vai. Nuovo, nuovo livello. Prossimo livello. Vai, vai. Andiamo, andiamo. Giorno 6. Oh, sta un bell'uomo. Che c'ha in mano? Il telefonino. Va bene, arrivo. Bello, bello mio. Ah, chiamami se vuoi. Ma tutti che ci provano, eh. Ok, I'll give you my number. Mi sta dando il numero? 9 1, 7, 3. E poi? Cioè,
questo al posto di ordinare mi ha rimorchiato. Bene, nel gioco dobbiamo anche chiamarlo. Allora era 9, 1, 7, 3. Che saranno i like di questo video. Se domani, vai, chiamiamo. Si è innamorato. Cioè, quindi il livello era mettersi con questo e chiamarlo. No, vabbè. Ma che gioco è? Oh! Cioè, praticamente da stare al ristorante siamo diventati un sito di incontri. Vabbè, andiamo avanti. Giorno 7. Oh, il fine settimana è arrivato. Dai. Oh, abbiamo una bella ragazza. Mo' pure questa ci prova con noi. Ci chiama con la manina. Vediamo. Ok, questo è un bellissimo anello, grazie a te. Ti ha detto praticamente che vuole qualcosa di caldo da bere. Va bene, gli scriviamo qua. Hot drink. Perfetto, vai. Allora, abbiamo la birra che è fredda, la soda che è fredda, iced coffee e quello col ghiaccio. Quindi caffè caldo. Vai, vediamo se è felice. Bravo, batti le mani, batti le mani. Che stai a uccidere le mosche? Vai, andiamo avanti per favore, che questo è facile. Giorno 8. No, no, ti prego. Abbiamo di nuovo lui, quello che non parla. Ok, fa caldo e ha sete, quindi 3 pizze. Ma quanto mangia questo? Va bene, poi 5 soda, perfetto. Ah, e basta, giustamente, sta a dieta, capito? Deve mantenersi leggero. Perfetto, ci siamo. Finalmente possiamo aggiungere anche le quantità. Quindi lui voleva 3 pizze e poi soda 5. Andiamo. Sì, ma non si vede quante ne ho selezionate. Ho azzeccato? Perché stavo il next davanti. Sì, ho azzeccato. Meno male, è felice. E finalmente aggiungerei. Oh, vamos, vamos. Tutti che ti applaudono così. Sembrano tutti imbecilli. Imbecilli, imbedav. Insomma, tutte cose per lavarsi. Giorno 9. Sta di nuovo l'amica nostra. E come mai sta mangiando a doppio? Vedo un sacco di piatti là sopra, mamma mia. Ah, check please. Praticamente è lo scontrino. Gli dobbiamo disegnare cosa? Il cuoricino. Ma perché? It was delicious. E se n'è andata contenta, capito? Ah, c'è bel. Ci ha pure pagato, ci ha dato la mangia. Va bene, siamo contenti. Direi che sto mestiere lo potrei fare, eh. Giorno 10, iniziamo. Vediamo che dobbiamo fare. C'è di nuovo sta signora che è cliente fisso ormai. Vabbè, siamo contenti, ci fa piacere. Sei sposata? Ma ci rendiamo conto? Vabbè, vuole uno di carne. Vabbè, poi cold drink. Vai, noi l'ordine glielo andiamo a prendere. Ma perché ci chiede se io sono sposato? Tutti che ci provano con me vuol dire che sono buona. E va bene, facciamoglielo l'ordine. Però sono sicuro che se glielo facciamo perfetto ci proverà con noi. Quindi dobbiamo prendere una cosa di carne voleva. E poi una bevanda fredda. Quindi va bene una birra. Vai, vediamo, sarà contenta la nostra amichetta? Sì. Che ci dice, vediamo. Ah, ci chiede divertiti, cioè goditi il tuo matrimonio. Ah, perché io mi sono sposata col biondo di prima. Mo' capito. 11° livello. Abbiamo di nuovo Ash Ketchum con la madre. Ci chiamano. Che dobbiamo fare? Che dobbiamo fare? Ok, sto qua con mia madre oggi. Bravo bambino. Allora, vuole il coffee nero. Poi, che vuole? Uno di succo. E basta? E basta, sei sicuro? Perfetto, facile. Quindi andiamo col succo e andiamo col caffè. Andiamo. Vediamo, saranno contenti? Come no? Ho sbagliato. Ho sbagliato! E perché? Ci riprovo, speriamo che non si incavolano più questi. Coffee. Va bene, me lo sono segnato. Poi forget that. Ah, mi aveva detto di non prenderlo più. Quindi è solo un juice. Io non avevo letto che mi aveva detto forget that, che significa dimenticatelo. Quindi il caffè non lo dovevo prendere più. E va bene, quindi andiamo. E adesso con calma selezioniamo il nostro succo di frutta e glielo portiamo. Beh, contento? Mamma mia, all'inizio avevo fatto una faccia brutta che mi ero spaventato, eh. Infatti ha detto è troppo presto per intimidarmi. Vabbè, non ho capito. Beviti il succo e vattin, che io mi licenzio. Bene carissimi, il video di oggi termina qui. Oggi siamo diventati camerieri. Mi sono licenziato perché mi stavano facendo arrabbiare le persone. Quindi, per farmi calmare, voi mettete un bel like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella. E se vi va appunto, seguitemi anche su Instagram. Quindi noi ci vediamo come sempre in un prossimo video. Ciao carissimi.